Border Knights. Voglio dare il benvenuto a Felice Vinci. Buonasera. Buonasera e grazie a tutti e buonasera a tutti. Bella, bella questa carica, hai una voce bellissima tra l'altro e molto così avvolgente. Allora, intanto ci dice... Ecco, io lo sto... Pronto? Sì, eccoci, ci senti? Sì, adesso no. Ok, dice Stefano appunto che lui ha il libro da diversi anni e si chiede se la ricerca nel frattempo ha fatto progressi, mentre un altro amico ci dice io sto leggendo in questi giorni, grazie sempre sul pezzo. Allora, caro Felice, è un libro comunque questo che sì, possiamo dire che ha segnato un po', come dico, un solco, perché ha aperto davvero... tanti interrogativi, ha acceso tanta curiosità. Certo, e comunque penso che se qualcosa di quello che ho scritto è vera, e in effetti anche professori, scienziati me ne hanno dato atto, se è vero qualcosa di quello che ho scritto, appunto penso che è solo l'inizio una serie di indagini che potrebbero durare decine d'anni o forse secoli, perché è un terreno da arare in cui ci sarà da trovare tantissime cose, è un inizio di nuova visione di storia della preistoria, perché se andiamo a vedere bene in realtà quello che rappresenta l'Iliade, l'Odissea è un mondo che è preistorico, che è molto prima di quelle che sono le nostre idee della storia, molto prima di un evento, molto prima degli annalisti romani, per cui chiaramente siamo in piena preistoria e credo che questa trasposizione spaziale possa avere una serie di enormi ripercussioni su tutta una visione del nostro passato più remoto, precedente appunto alla storia, e fare tornare indietro appunto probabilmente di un migliaio di anni la storia della preistoria europea. Cioè, è questo, sì, è sicuramente uno spaccato che emerge assoluto da parte appunto di quella che è stata la tua ricerca. Matteo dice la stima che nutro nei confronti del Vinci potrebbe incenerire il pianeta addirittura. Grazie per avermi invitato. Allora io direi di leggere già qualche domanda che magari ci permette anche di parlare del libro, ma evidentemente anche di altro, così accontentiamo gli amici che ci stanno ascoltando. Danilo, cosa pensa il professore della scoperta della presunta tomba di Romolo al Foro Romano avvenuta pochi giorni fa? Quindi si va sull'attualità. Credo che bisognerà fare presumibilmente altri studi e ricerche, ma non mi sorprenderebbe anzi che ci fosse una sorta di culto di un qualcuno che avrebbe dato inizio a una storia così grande, cui sapendo anche quanto i romani tenevano ai loro antenati, non troverei assolutamente strano che quella possa essere veramente la tomba del fondatore di Roma, non è strano affatto. Cioè, rimane dunque questo interrogativo. Mario dice: da sempre convinto della validità della tua teoria, da sempre tuo appassionato divulgatore, un fraterno saluto. Ecco, vogliamo riepilogare adesso, per chi magari non ha letto il libro, non sa nulla di quello di cui stiamo parlando, qual è la teoria di fondo? Allora, si può sintetizzare in mille modi. La prima sintesi, l'estrema sintesi, sta nel titolo. Omero nel Baltico, le origini nordiche dell'Odissea e dell'Iliade. Appunto, estrema sintesi, la mia idea è che, poiché ci sono enormi discrepanze geografiche, climatiche e non solo, nei poemi omerici che già da tempi remoti hanno creato tutta una serie di problemi, tutto si spiega se noi trasponiamo la saga omerica, sia l'Iliade che l'Odissea, nel nord Europa, perché nel nord Europa si nota come tutte le contraddizioni geografiche, climatiche, anche di altro genere,
e sono anche quelle di altro genere molto importanti, poi ne citerò una magari, e tutto ritorna al suo posto e a quel punto tutto si può spiegare in termini che un popolo di biondi acheti che viveva nel nord Europa, anzi per essere più precisi, perché adesso gente ritengo probabile di aver trovato anche da dove del nord Europa venivano quegli achei che poi hanno dato origine alla civiltà micenea nel Peloponneso in Grecia nel 1600 a.C. Questi scendono dal nord Europa, presumibilmente un tracollo climatico, si stanziano nell'area del mare Egeo, si espandono nel Mediterraneo, trasportando con loro miti, leggende, racconti, storie, soprattutto storie di vita vissuta. Allora proviamo a, sì, è caduta la comunicazione, proviamo a a richiamare, e stasera le chiamate purtroppo le linee che cadono, eccoci, sì, Felice, è caduta la linea, riparti pure da poi, si è staccata solo da qualche, da 30 secondi circa. Sì, allora stavo dicendo, l'estrema sintesi della mia teoria è che un popolo nordico, i biondi achei, sono scesi presumibilmente dalla Svezia attraverso i grandi fiumi della pianura sarmatica, in particolare il Dnieper, che è la via diretta dal Baltico al Mediterraneo. Nel 1600 a.C. si sono stanziati nel mare Egeo, sia lungo la costa attuale greca, sia anche quella turca, e hanno fondato la civiltà micenea attorno al 1600 a.C. Questi popoli si sono portati con sé un corredo di storie, di miti, di leggende, di racconti, e anche un corredo di toponimi, di nomi di località. E come tutti i migratori, hanno ribattezzato il loro mondo nuovo in cui si sono venuti a trovare anche con i nomi dei luoghi del mondo precedente che avevano abbandonato, del mondo nordico da cui se n'erano andati, come hanno fatto gli inglesi in America del Nord, anche i francesi, gli spagnoli in America Latina e meno di un secolo fa i veneti nelle paludi pontine, che infatti hanno dei nomi, ci sono dei nomi di luoghi nelle paludi pontine, nell'ex paludi pontine, nella provincia di Latina, che sono nomi del Monte Nero, il Monte Grappa e altri, che poi cozzano completamente con il territorio, perché noi troviamo un Monte Nero dove c'è una pianura bassissima, per cui se tra 3.000 anni i futuri storici si chiederanno come mai le battaglie della Prima Guerra Mondiale sono avvenute, magari penseranno nell'area di Latina proprio per questo equivoco, si troverebbero negli stessi impicci in cui si trovano i nostri studiosi, che credono che le vicende di Omero e di tutta la mitologia greca, perché c'è anche tutta la mitologia greca, sono avvenute in Grecia invece che nel nord Europa, dove invece erano effettivamente avvenute prima della migrazione da nord verso sud. In estrema sostanza la mia idea è questa. Dopodiché stavo dicendo prima che ci sia stata l'interruzione, che questa gente scende giù e non si porta solo storie e racconti appresso, ma si porta appresso anche i nomi delle località, come tutti quelli che si sono emigrati, e penso agli inglesi in America, ai francesi pure in America, gli spagnoli nel Sud America e i veneti nelle paludi pontine, quando le hanno bonificate in provincia di Latina, si sono portati i loro nomi di località, li hanno collocati dove hanno potuto. Nel caso di questi achei, dato che si sono trovati in un bacino che è quello del mare Egeo, del Mediterraneo, soprattutto il mare Egeo somiglia molto per certi aspetti a quello del Baltico, hanno rimesso dove hanno potuto gli stessi nomi negli stessi luoghi, essendo navigatori questo gli era più facile. Una prova, pronto, mi sentite? Sì, sì, prego. Una prova sta per esempio in questo fatto molto semplice,
perché prima di tutto le località che vengono indicate nell'Iliade e nell'Odissea spesso sono collocate in una maniera diversa da quella che noi siamo abituati a immaginare. Per esempio si parla della pianura di Calidone e tutti gli studiosi hanno notato che la Calidone greca è invece collocata in mezzo alle montagne, ma si parla anche, questa è una cosa molto importante, molte città greche o diverse città greche hanno i nomi al plurale, Atene, Tebe, Micene. In realtà il nome al plurale si giustifica solamente quando abbiamo una città costiera con un'isola davanti, come nel caso di Siracusa, che in latino e in greco era al plurale, in latino era Siracusa e Siracusarum, perché c'è l'isola Ortigia davanti e Siracusa stava a cavallo tra le due, erano le due Siracuse praticamente, ma per Atene, Tebe e Micene non ha nessun senso in Grecia. Se sono al plurale perché le loro prototipe nordiche erano delle città su varie isole, infatti Tebe si trova vicino a Stoccolma, che sta su delle isole. Micene si trovava probabilmente dove adesso Copenaghen, che sta pure su un'isola di fronte, e così via. La stessa Atene si trovava in una zona della Svezia meridionale, dove adesso c'è una città moderna che si chiama Karlskrona, e stava anch'essa su delle isole. E per la prova, Platone, quando nel Crizia descrive un'Atene preistorica dei suoi antenati, l'Atene primordiale, dice che era completamente diversa sia l'Attica, cioè la regione attorno ad Atene, sia la stessa Atene da quella che dall'Atene sua. E lui non se lo sa manco spiegare. Dice, ma forse ci sarà stata qualche cosa, ma non lo capisce. E invece semplicemente che avevano cambiato casa. Platone era di una famiglia, perciò i suoi antenati risalivano evidentemente a molte generazioni prima e si era conservata una memoria storica di questa Atene preistorica che in qualche modo lui ci descrive nel Crizia, piena in una zona piena di fiumi, pianeggiante, molto diversa appunto dalla, persino l'Acropoli, dice Platone, era tutta diversa da quella che era l'Atene del suo tempo. E questa è la prova del fatto che c'era stato un cambiamento di casa, un po' come pensare che Orléans in Francia e New Orleans in America debbano essere uguali, invece chiaramente sono molto diverse tra loro. E questo è solo uno dei mille esempi di questa non adattabilità del mondo omerico al mondo greco, che invece dovrebbe essere simile. Per esempio, la stessa Micene, Omero la chiama Euruaguia, che vuol dire ampia, larga, spaziosa. Chiunque sia stato a Micene, a parte il nome anche di Micene è al plurale, vede come Micene è una stava su un pizzo di montagna molto stretto, perciò non c'entra niente, ha il nome al plurale e anche essa stessa stava sul mare, perché infatti c'è un passo dell'Iliade in cui si parla delle navi che praticamente vanno via da Micene. Invece la Micene greca si trova nell'interno, sta a 15-20 km dal mare, non c'entra niente, e così via. Tutta la geografia omerica a partire dal Peloponneso, che vuol dire isola di Pelope, ma il Peloponneso greco in realtà è una penisola, perché c'è l'istmo di Corinto, adesso è stato tagliato, adesso sì che è diventato un'isola, ma naturalmente prima non era così. Inoltre Omero parla sempre di una terra pianeggiante, e invece sappiamo quanto è montuosa. Un esempio tipico è il viaggio di Telemaco che va da Pilo a Sparta, correndo in un tempo brevissimo per una pianura ferace di grano. Se uno va da Pilo a Sparta, anche adesso deve fare più di 100 km in buona parte in salita, perché praticamente c'è la catena del Taigeto, con picchi di montagne che superano i 2000 metri, e 3 o 4000 anni fa andarci con un cocchio di corsa, altro che pianura ferace di grano, si doveva inerpicare per delle montagne altissime e poi scendere dall'altra parte. Il brevissimo tempo che impiega Telemaco col suo amico Pisistrato per fare il percorso con un carro tirato da due cavalli ci avrebbe messo parecchi giorni e non ci sarebbe neanche arrivato, perché se non c'è una via adatta con i cavalli non ci arrivi fino a lassù per poi riscendere. Pronto?
Sì, sì, ti stiamo seguendo con grandissimo interesse. È così, diciamo che questi sono solo alcuni aspetti. Un altro aspetto, a parte quello del clima, per cui noi immaginiamo sempre questi eroi che combattono, come si vede nei vasi attici, a figure rosse e figure nere, combattono praticamente nudi. Invece, in Iliade e l'Odissea sono sempre coperti molto da mantelli di lana. Nestore si porta un mantello doppio, pesante, praticamente si porta addosso un montone rovesciato. Sono sempre vestiti in maniera pesante e in tutta l'Iliade non si parla mai del calore del sole. In tutta l'Odissea, tranne un piccolo passaggio, il calore del sole non esiste, ma nell'Odissea sì, ci sono vari viaggi per mare, che sono anche nell'Iliade, ma nell'Odissea in particolare si capisce che è tutto ambientato nella stagione della navigazione. E a Itaca c'è sempre, e anche a Troia, c'è sempre un tempo freddo, brumoso, addirittura c'è un fenomeno che viene raccontato nell'Odissea, ma si riferisce alla guerra di Troia, in cui questi stavano acquattati sotto gli scudi, improvvisamente si forma il ghiaccio dappertutto. Un amico di Trieste mi ha raccontato, dopo aver letto attentamente il passo in greco, che è il fenomeno della galaverna, che però non ha senso a 37-38 gradi di latitudine in una zona rivierasca del Mediterraneo, invece ha tutto senso lassù, in un mondo che è molto più a nord. E poi un altro caso assolutamente notevole, su cui gli studiosi non riescono assolutamente a raccapezzarci, è il fatto che la più lunga Iliade questo è strano, perché tutte le battaglie del Mediterraneo la notte si va a dormire, anche Napoleone scendo dall'aereo Roma a Helsinki, che doveva arrivare verso le 11, invece, e scopro che c'è una notte fine di giugno, perché è la notte bianca, no? Quella del Demestre nelle notti di San Pietroburgo, e praticamente il sole va dietro l'orizzonte, perché non siamo a livello del circolo polare, però ci va così poco che rimane un chiarore nel cielo e anche sulla terra, da noi in Italia alle 9 di sera, no, che praticamente alle 9 di fonda. Invece alle alte latitudini c'è tutto un periodo di estate. Felice? Da raccontare questa storia. Sì, dimmi. Sì, purtroppo gli ultimi ho sentito spizzichi e bocconi, come si suol dire. È strano, perché qua c'ho quattro tacche. Sì, 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 no. Va bene, allora riepiloga. È difficile, immagino che prenda un discorso. Ritentiamo, riproviamo a chiamarlo un secondo. Ritentiamo, purtroppo la serata è così. Allora, molto tormentata con i collegamenti, anche se nel primo caso non era un discorso, diciamo, legato a noi, ma alla batteria, col primo ospite. Eccoci, Felice, adesso dovremmo esserci. Vai pure. Allora, questa battaglia della notte bianca, che succede? Che può combattere per, diciamo, durante la notte, se non abbiamo mezzi tecnologici, solo alle alte latitudini, quando appunto il chiarore residuo del sole, che scende poco dietro l'orizzonte, consente di continuare a combattere, ed è quello che accade nella lunga battaglia dell'Iliade. E c'è una controprova, perché il giorno dopo, dato che in questa battaglia è caduto Patroclo, il suo amico Achille, di cui Patroclo è il luogotenente, decide di ritornare a combattere per vendicarlo.
e però si ritrovano in guado, che praticamente i due fiumi di Troia, lo Scamandro e il Simotta, tracimano, c'è un'inondazione e lui rischia di affogare. Beh, questi sono i regimi stagionali dei fiumi nordici, perché mentre da noi la piena primaverile avviene appunto in primavera, quando si sciolgono i ghiacci dell'Appennino e delle Alpi e i nostri fiumi si ingrossano in primavera, i fiumi invece del nord si ingrossano proprio durante attorno al solstizio d'estate, cioè quando c'è la notte bianca, perché il disgelo avviene più tardi, per cui praticamente abbiamo un tipo di inondazione che è tipo quella che capita ad Achille, che un altro po' è affoga proprio nello Scamandro, e questa è una prova che si spiega bene col fatto che il giorno prima c'era stata la notte bianca che aveva consentito di combattere per due giorni di fila. E poi c'è ancora un'altra prova tra le tante, perché non mi viene, ogni tanto me le perdo pure. C'è un fatto particolare. Gli studiosi hanno notato che Omero, nel descrivere nell'Iliade i duelli, quelli a piedi è molto bravo, è molto accurato e dice le cose come in effetti avvengono. Nei duelli dal carro dicono che Omero si era scordato completamente come si combatte dal carro, perché il suo modo di combattere dal carro, in cui gli eroi scendono dal carro e combattono a piedi, e in pratica usano il carro, come dicono gli studiosi, solo come taxi per spostarsi sui campi di battaglia, non esiste. Nel Mediterraneo, anche in Medio Oriente, si combatte direttamente. Chi sta sul carro rimane lì e combatte. Cioè, sul carro c'è l'auriga e il guerriero, e il guerriero non scende dal carro, ma sta lì sopra. Invece, gli eroi omerici combattono, l'auriga rimane con il carro pronto a intervenire se vede la malaparata ed aiutare il suo capo. Invece il combattente scende giù e combatte a piedi. Questo viene considerato una cosa assurda, infatti c'è anche un studioso francese che ha detto protesta contro Sette Vision de Chaux, tutto protesta contro questo, è un assurdo nel Mediterraneo. Il problema è che Giulio Cesare, nel De Bello Gallico, quando parla della guerra che lui fece contro i britanni, lui dalla Gallia, cioè dalle coste francesi, passa la Manica e va a invadere praticamente l'Inghilterra meridionale, la zona del Kent. E lui racconta come i britanni combattevano, gli abitanti di quella regione dell'Inghilterra meridionale combattevano in una maniera stranissima. Non avevano la cavalleria come i romani, che montavano a cavallo, esattamente poi come gli eroi omerici combattevano con il carro, cioè carro tirato da due cavalli, cioè il cocchio praticamente, e la biga, ecco. E però loro scendevano a terra e combattevano a piedi, mentre l'auriga gli teneva il carro da una parte, esattamente come gli omerici. E Giulio Cesare apprezza questo tipo di combattimento, perché dice praticamente che metteva mal partito due legioni, che poi era l'esercito più organizzato del mondo, che non erano abituati a combattere in quella maniera strana, e questi arrivavano, combattevano e poi ripartivano. Infatti, con la sua solita maniera telegrafica di sintetizzare le situazioni, in questa maniera loro avevano la velocità dei cavalieri e la stabilità dei fanti, perché combinavano i due modi. Non so se mi sono spiegato bene. Assolutamente. Pronto? Sì, andiamo hai finito o no, no. Poi io posso continuare quanto volete, dimmi. No, è bello, è molto bello. Passiamo alle domande. Allora, dice Danilo, è possibile affermare che una parte della mitologia sia cronaca? Sì, soprattutto Guerra di Troia, in buona parte cronaca. Forse è cronaca anche quella parte dell'Odissea in cui si parla delle vicende di Ulisse a Itaca, mentre invece le avventure di Ulisse probabilmente sono antiche memorie molto, come dire, molto romanzate, perché certo che nessuno immagina che c'è un ciclope con un occhio solo, alto 3 o 6 metri, che si mangia compagni di Ulisse,
oppure che c'è la strega, la maga Circe, anche se che, anche lì però ci sono delle cose che sono curiose. Per esempio Circe, Omero la chiama polifarmacos, che vuol dire quella dalle molte pozioni. Chiaramente erano pozioni psichedeliche, e chiunque ha letto Carlos Castaneda a scuola dallo stregone sa che gli antichi sciamani, perché Circe era una sciamana, utilizzano delle pozioni appunto psichedeliche a base di, per esempio, di mescalina o altre sostanze del genere per avere effetti psicotropi sulla mente, che in alcuni casi somigliano alle cose che capitano agli sventurati compagni di Ulisse, che si bevono quelle schifezze. Per cui, anzi, se c'è qualcuno molto giovane che ci sentirà, che non ceda la tentazione quando va in discoteca di riempirsi con quelle porcherie, perché in effetti certo non fanno bene, anzi fanno molto male, esattamente come capita ai compagni di Ulisse. Poi Matteo chiede: quali sono state le principali critiche mosse dal mondo accademico verso il suo lavoro? In realtà il mondo accademico di critiche ne ha fatte molto poche, perché non aveva molto da criticare. Infatti si sono sempre fatti ad un confronto diretto, tranne che in un'occasione che un professore di aperte vedute, due o tre anni fa, ha avuto un confronto al Circeo, ed è stata una cosa molto positiva, perché è molto positivo confrontare le idee, anche perché è arando il terreno che vengono fuori le cose. In generale non c'è mai stato un vero confronto, tant'è vero che quando alcuni anni fa mi invitarono a fare, ci fu un convegno all'Università La Sapienza di Roma dedicata a Omero nel Baltico, e vennero alcuni professori che però erano tutti dei sostenitori della mia teoria, per cui fu un dialogo, perché erano tutti più o meno d'accordo. Poi la rivista di filologia classica italiana, la rivista di cultura classica e medievale, dedicò un numero monografico di 350 pagine agli atti di questo convegno. Dopodiché io mi credevo che sarebbe uscito fuori un dibattito. Ma che dibattito? Non se n'è più parlato, silenzio assoluto, interrotto dal fatto che però tre anni fa mi hanno invitato ad Atene a un convegno organizzato da un'istituzione greca di antichità classica. Anche lì è stato molto positivo, ma non ho avuto il piacere di poter discutere con qualcuno che mi contestasse la mia teoria. In realtà la contestazione si fa secondo i critici, praticamente io uso i nomi di località che scendono nel nord Europa a nomi che hanno a che fare appunto con la mitologia greca, io li non seguono le regole della filologia classica. In questo però devo dire una cosa, che c'è stato un professore, un grande linguista francese, Jean Audry, il quale, il grande accademico, il quale in un commento che ha fatto, invece, è stato uno dei rari casi, ha detto apertamente che il tipo di critica che mi è stata fatta non era corretto, perché in molti casi si tratta di passaggi di un nome da una lingua all'altra, e in quel caso le regole che invece regolano nell'ambito della stessa lingua l'evoluzione dei nomi, in pratica non sono più rispettate. E allora praticamente lui non crede che sia una critica corretta quella che mi viene fatta. Comunque devo dire anche che ho trovato anche molti professori che mi sono stati favorevoli, e infatti per esempio mi hanno invitato a raccontare questa vicenda anche ad Atene, anche all'Accademia delle Scienze di San Pietroburgo anni fa. Poi c'è stato un professore del Bard College di New York, professore di classici, il quale si è imbarcato su una nave a vela insieme con i suoi allievi, alcuni, e si sono andati per il Baltico seguendo proprio le rotte che indicavo io nel libro. Però
la barca a vela, bisogna dire che aveva il motore ausiliario sotto, perché la prudenza non è mai troppa. Non è male. Certo. Comunque, una cosa recentissima voglio dire è questa, che ho trovato una localizzazione per il Capo Malea che si adatta molto bene al Capo Malea, e si trova nella Svezia meridionale, è leggermente spostata rispetto al punto che avevo indicato in precedenza, ma lì dove l'ho trovata corrisponde molto bene alle indicazioni dell'Odissea. E inoltre il Capo Malea viene indicato nell'Odissea come un posto pestifero per i naviganti, perché è pericolosissimo, lì le navi fanno un naufragio. Ora, questo capo si chiama Capo Sandhammaren, che vuol dire martello di sabbia in svedese. Questo capo svedese è il luogo che attualmente viene definito il cimitero delle navi svedesi, è uno dei posti più pericolosi del Baltico e coincide in una maniera straordinaria con il Capo Malea omerico. Era chiamato Capo Malea al tempo degli antichi greci, è rimasto pericoloso adesso come allora, e poi è stato trasposto nel Mediterraneo in maniera precisa, perché l'attuale Capo Malea del Mediterraneo è il punto più a sud-est della penisola balcanica della Grecia. Uno va a vede che il Capo Malea è l'estremità sud-est della Grecia. Ora, questo Capo Sandhammaren, che ci corrisponde in una maniera precisissima, è il capo più a sud-est della penisola scandinava, nell'estremo sud-est della Svezia. Ed è molto bello il fatto che proprio lì accanto, a pochissima distanza, c'è una collinetta, che poi tra l'altro è stato quello che mi ha permesso di individuare il luogo, perché ne parla anche Omero, in cima alla quale c'è il più grande sito megalitico della Scandinavia. Si chiama Ales Stenar e rappresenta, in cima a questa collina c'è una specie di bassopiano che domina il mare però, e rappresenta la sagoma di una nave. Una sagoma lunga una settantina di metri, sono 59 pietre molto grandi che viste dall'alto disegnano la sagoma di questa nave che sta praticamente che domina quasi su questo capo, e probabilmente era una maniera in tempi antichissimi per scongiurare per via magica forse il pericolo dovuto al fatto che quello era un posto molto frequentato, come lo è tuttora. E come tuttora ogni tanto c'era il naufragio, anche in tempi recenti a Capo Sandhammaren sono andata giù una petroliera un po' di anni fa, mi pare. Per cui, per dire come uno ritrova dei luoghi che nel corso dei millenni continuano ad avere sempre delle caratteristiche simili. Daniele chiede: condivide l'origine nordica vedica come affermato da Tilak? Sì, per me è stato una cosa molto importante. Il Tilak, suggerisco a tutti di leggere un bellissimo libro scritto dal Tilak, La dimora artica nei Veda, che è tuttora pubblicato, è stato scritto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento in una prigione inglese, perché il Tilak è stato il precursore di Gandhi nell'affermare che la cultura indiana non era da meno di quella inglese, anzi era anche più antica. Lui era un bramino il quale conosceva a memoria Rig Veda, gli inni vedici, e in galera, dove lo misero gli inglesi, però gli diedero anche la possibilità di scrivere, di avere anche un lume, praticamente scrisse questo capolavoro in cui lui, analizzando gli inni vedici, scopre che sono degli inni che seguono un ritmo calendariale, cioè sono praticamente distribuiti secondo l'anno, un anno come dire geografico, in cui c'è un periodo di sole di mezzanotte, un periodo di tenebre perenni, evidentemente in corrispondenza solstizio d'estate e solstizio d'inverno, e poi il fenomeno delle albe rotanti, che è un particolare fenomeno di cui parlo anche nel libro, che si verifica praticamente quando il giorno perenne cede il passo, e poi cioè voglio dire la notte perenne cede il passo al sole, e questo non avviene in una maniera immediata
ma avviene nel giro di vari giorni con un'alba che va girando prima che il disco solare riemerga, va girando dietro l'orizzonte. Fenomeno bellissimo che praticamente viene descritto dal Tillack e che si ritrova nell'isola di Circe, che sta nell'estremo nord, perché le avventure di Ulisse non sono nel Baltico, sono nell'oceano, come già era stato intuito da Strabone 2000 anni fa e anche da un certo Cratete di Mallo. Sono nell'oceano, nell'oceano Atlantico, nell'estremo nord della Norvegia, e lì, dice, nell'isola di Circe, si parla delle danze dell'alba, che è esattamente il fenomeno descritto dal Tillack, perché si ritrova negli inni del Rig Veda. Nell'alba è una divinità, negli inni del Rig Veda, che si chiama Ushas, e invece nel mondo omerico, in greco, si chiama Eos. Le due parole sono connesse anche etimologicamente, e il discorso delle danze dell'alba, che si trova nell'isola di Circe, indica che appunto il fenomeno avviene a latitudini altissime. Ma d'altra parte, se andiamo un attimo alle avventure di Ulisse, che è un altro argomento molto interessante, scopriamo come per esempio il Cariddi è un fenomeno di marea. Cariddi assorbe l'acqua e poi la sputa tre volte al giorno, e in realtà Cariddi è la grande marea dell'Atlantico che forma il gorgo del Maelstrom, che era considerato pericolosissimo nei tempi antichi, anche ai tempi di Giulio Verne, che ne parla quando parla dei 20.000 leghe sotto i mari. E il gorgo del Maelstrom si trova anche nel Medioevo, raccontato da vari autori, e viene descritto da Edgar Allan Poe in una novella dell'Ottocento intitolata appunto La discesa del Maelstrom, che io mi sono divertito a vedere com'è sinottica la descrizione che Omero fa di Cariddi e poi della grotta di Scilla, che è proprio una grotta che sta lì vicino, che l'ha scoperta un amico mio che è andato lì proprio in cerca della grotta di Scilla e l'ha trovata. E ci sono delle tracce probabilmente di antichi riti sciamanici che hanno anche quelli a che fare con le vicende di cui parla Omero. Cioè, in pratica si riesce a delineare veramente tutta la geografia omerica, comprese appunto le avventure di Ulisse, che ripeto sono fuori del Baltico, in un mondo diverso da quello che è chiuso, ma sono in un mondo diciamo oceanico. Infatti, per esempio, tutto nasce dalle isole Faroe, perché il punto d'inizio della mia ricerca fu quando scopersi che è un passo di Plutarco in cui dice che l'isola Ogygia si trova a 5 giornate di navigazione dalla Britannia, cioè dalla Gran Bretagna, in direzione del tramonto, e così con una serie di triangolazioni sono riuscito a capire che Ogygia è una delle Faroe, e sono stato ospite per una settimana del governo faroese a raccontare queste cose a quelli delle Faroe. E praticamente ho trovato tutta una serie di riscontri molto interessanti anche lì. Cioè, insomma, dappertutto tutto lo scacchiere del nord Europa viene coinvolto, tra il Baltico e le coste atlantiche della Norvegia e dintorni, per così dire. C'è Daniela che chiede: cosa pensa della teoria che vede sia Abramo che sua moglie venire dalla valle dell'Indo e della Scandinavia, fondata da Scandiamuni, discepolo di Shiva, come riportato da Tudi e nei Veda? A questo punto è tutto possibile, per cui è chiaro, bisogna fare tutta una serie di studi comparativi e andare a verificare se ci sono degli... Perché in pratica un indizio o anche una sola prova per cose così enormi è chiaro che non possono dare delle certezze, però se uno va a scavare nelle mitologie dei popoli e poi trova anche riscontri magari nel folklore locale, trova anche cose, aspetti archeologici che possono essere interessanti, allora, mettendo insieme tutte le cose, può cominciare a dire con una certa, diciamo, tranquillità che le cose stanno in un certo modo. Per cui, per esempio, ecco, nel caso mio, io trovo toponimi da una parte, e la geografia dall'altra, la forma, la morfologia dei luoghi dall'altra ancora,
gli usi delle persone ancora, perché ho raccontato prima, no? Vi ho detto la storia di come combattevano con il carro, esattamente come c'erano i nordici e invece non facevano i mediterranei. Ma per esempio vengono raccontate continuamente in Iliade e Odissea coppe d'oro o di metallo per i ricchi, coppe per bere invece di legno per i poveri, e non si parla mai di ceramica. Ora, questo è un po' strano nel mondo greco, dove la ceramica invece è diffusa da tempi molto antichi, ma ci sono anche altri riscontri. Per esempio, recentemente è stata fatta la scoperta nel fiume della Germania del Nord, si chiama il fiume Tollense. Nella valle del fiume hanno trovato i resti di una grande battaglia ed esaminando i resti umani hanno potuto dedurre che si trattava di grandi coalizioni di gente che veniva anche da molto lontano, e cosa che non si credeva assolutamente per l'età del bronzo nordica. E poi ci sono ancora delle altre cose da scoprire. Gli archeologi svedesi, per esempio, hanno scoperto una città vera e propria di 2 chilometri quadrati risalente al 2800 avanti Cristo, che addirittura si parla di un piano regolatore. Il posto si chiama Biestamon, scritto B con la J e con la A, con la diesi sopra, si pronuncia Biestamon, però non si sa quasi niente, perché c'è ben poco su internet, però ci sono studi specialistici. Questo dimostra che c'era una civiltà urbana sviluppata fin dal terzo millennio avanti Cristo anche nel nord Europa, cosa che finora non si credeva. Per cui diciamo che tutto è un'evoluzione. Non parliamo del disco di Nebra. Il disco di Nebra molti già lo sanno, in una località chiamata Nebra sono state trovate delle spade che sono identiche a quelle micenee, e un disco che corrisponde, un disco di bronzo con dei riporti in oro che fanno vedere il sole, la luna, le stelle, le Pleiadi, che sono identici o meno a quello che viene descritto nel centro dello scudo di Achille. Perciò praticamente hanno delle corrispondenze incredibili su vari fronti, praticamente. Non c'è solamente un racconto, perché un racconto può anche migrare per tante ragioni, qualcuno che va da un posto in un altro, poi la racconta e poi dopo magari viene raccontato in un altro modo. Però se si ha la convergenza di vari fatti, appunto quali appunto la morfologia dei luoghi, la geografia, il clima e gli usi e costumi delle persone, uno può costruire veramente un mondo diverso, ma con molta autorevolezza, con molte prove. Ecco, questo è quello che posso dire. Leggiamo qualche altra domanda. Daniele è a conoscenza degli studi di Janssen che teorizza un'Odissea atlantica nelle Americhe. Cosa ne pensa eventualmente? Un momento, che teorizzano cosa? Teorizza una Odissea atlantica e nelle Americhe. Ecco, io anni fa lessi un libro di una scrittrice austriaca, adesso non mi ricordo come si chiamava, che immagina che l'Odissea sia una specie di viaggio che avviene per mezzo mondo, addirittura mette le sirene, le va a collocare, mi pare, alla foce del Rio delle Amazzoni. Però leggendo con attenzione questa cosa ho trovato un sacco di incongruenze. Invece devo dire, e me ne hanno anche reso atto anche dei professori, che andando a collocare le avventure di Ulisse nell'ambito dell'Atlantico settentrionale, sì, ma non fuori del continente europeo, per così dire, cioè nelle isole davanti alla Norvegia, tutto torna in maniera molto compatta e diciamo che trovo tutta una spiegazione. Andare oltre, io credo che, anche se molte avventure di Ulisse sono meno definite geograficamente rispetto a quello che è per esempio l'Iliade, che è molto più compatta e molto più basata su dei territori molto precisi, le avventure di Ulisse sono più vaghe, ma uno a quel punto può immaginare pure
che Ulisse con un'astronave abbia fatto il giro della cintura degli asteroidi, cioè si può immaginare tutto il contrario di tutto, però le località che ho trovato nella mia ricostruzione delle avventure di Ulisse, molto più modestamente nell'ambito delle coste isole norvegesi, già mi conforta molto. E posso dire che c'è un supporto anche molto importante, perché questa cosa l'ho messa anche nel libro, cioè c'è una mappa di Adamo di Brema, che è uno scrittore tedesco dell'undicesimo secolo. Questa mappa è del 1080 circa, cioè di un parente di 1000 anni fa, in cui in questa mappa, che io riporto in Omero nel Baltico, c'è l'indicazione dei Ciclopes e delle Insula Ciclopum, l'isola dei Ciclopi, sulle coste della Norvegia centro-settentrionale, che è esattamente dove avevo già collocate io in un'edizione precedente del libro, ragionando semplicemente sul testo dell'Odissea. E qui un amico mio, Fabio Toncelli, produttore e grande regista di documentari, praticamente mi telefonò una mattina dicendomi: guarda che ho trovato questa cosa. Io poi sono andato a fare delle indagini, in effetti c'è questa mappa che colloca l'avventura di Polifemo esattamente lì, nei luoghi che avevo già immaginato per altre ragioni, ed è una grande conferma. Tra l'altro lì ci collocano anche i monti Rifei, Oripei, che già da tempi antichi litigavano, si sapeva che stavano nel nord, ma non si sapeva qualcosa fossero. Cioè, semplicemente la dorsale della Norvegia, cioè in pratica è la dorsale della Scandinavia centro-settentrionale. Ma non solo, nella stessa mappa c'è anche il Baltico, si vede anche il Mar Baltico, e lì viene messa la terra feminarum, la terra delle donne. E poi lo stesso Adamo di Brema scrive, fuori dalla mappa, scrive che la terra feminarum sono le Amazzoni. In effetti, nell'Iliade, Priamo, da giovane, prima della guerra di Troia, aveva combattuto Re Priamo contro le Amazzoni, ed essendo Re Priamo praticamente il re di Troia, che si trovava nel Baltico, le Amazzoni erano sue vicine di casa, perciò gli torna tutto. Cioè, Adamo di Brema nell'undicesimo secolo d.C. ancora ha una memoria storica, evidentemente tramandata oralmente, sia delle avventure di Ulisse nella Norvegia, cioè lungo le coste dell'Atlantico settentrionale, sia della vicenda dell'Iliade con le Amazzoni, che invece si trovavano sul Mar Baltico dove stava Troia e Priamo. E però questa cosa è confermata anche da altri fatti esterni, perché per esempio le saghe nordiche, in cui ci sono molte affinità col mondo omerico, anche se sono venute molto dopo, perché i vichinghi sono del 1000 d.C., non prima, però nelle saghe nordiche all'inizio si pensava, quando si è cominciato a studiarle, che raccontassero storie antiche, ma molto così, molto leggendarie. Invece hanno trovato riscontri archeologici che hanno fatto dire a uno studioso recentemente che praticamente si è confermato che erano storia, cioè le saghe nordiche sono esattamente come per esempio l'Iliade, delle cronache che però sono state trasmesse oralmente per secoli, fin quando non sono state messe per iscritto. Qual è il segreto? Per tramandare oralmente per secoli una cosa, bisogna raccontarla non come prosa, perché allora poi passando di padre in figlio si perde, si cambia, come filastrocca, la vispa Teresa via tra l'erbetta, volo sorpresa, gentil farfalletta, fratelli d'Italia, l'Italia si addesta. Cioè, con la poesia, cioè con la scansione metrica, si ha un formidabile aiuto alla memoria che nelle tradizioni orali dei popoli aiuta ad andare avanti a raccontare anche fatti molto più antichi, che però poi quando vengono messi per iscritto, magari dopo molti secoli, continuano a mantenere una validità che sembrava impossibile. E questo è molto importante. Comunque, se ci sono altre domande, prego. Sì, c'è Alessandro. Non è strana l'assonanza tra Vachei senza di gamma e vichinghi? Vorrei avere un parere a proposito. Ma mi sono accorto che ci sono varie popolazioni che stanno tra l'India del Nord e l'Afghanistan, che hanno delle
i cui nomi rassomigliano a nomi che si ritrovano nel Baltico. Per cui, dato che c'è una Vakan e ci sono una popolazione di vachi, ma non è l'unica, ci sono altre popolazioni che hanno dei nomi simili a quelli, ad esempio ci sono i Dardi nella stessa zona, che ricordano i Dardani che erano quelli di Enea, sempre nell'Iliade, e dato che sono diverse queste combinazioni, è possibile che delle antiche migrazioni, alcuni scendendo dal nord Europa sono arrivati appunto, i Micenei arrivano in Grecia, probabilmente nello stesso periodo gli Ittiti arrivano dalla Germania, da cui probabilmente sono arrivati in Asia Minore. Infatti per decrittare la lingua ittita si sono serviti dell'antico alto tedesco addirittura, che dove ci sono trovato parole molto simili. Probabilmente il popolo dei nuraghi arriva più o meno nello stesso periodo in Sardegna e infatti cose simili ai nuraghi sono i Brock che si trovano nelle Orcadi, nel nord dell'Inghilterra, in Scozia e compagnia. Insomma, e altri popoli probabilmente, come dice il Tillach, sono scesi dall'estremo nord, tutti i popoli indoeuropei sono scesi dall'estremo nord e sono arrivati fino in India, probabilmente fino in Indonesia. C'è una cosa bellissima di toponimi, l'isola di Bali, che è in Indonesia, è vicino a una città chiamata Malang, che mi pare che si trova sull'isola di Sumatra, sta proprio lì di fronte, Malang e Bali, sono separate da un braccio di mare. Bene, in Norvegia settentrionale ci sono un Balsfjord e un Malangenfjord, due fjordi, il fjordo di Bal e il fjordo di Malang, che distano 10 km l'uno dall'altro. Sarà una combinazione, ma certo un po' complicata come combinazione, per esempio. Per cui praticamente si possono costruire tutto un quadro di migrazioni di gente che è venuta da nord, addirittura hanno trovato, ci sono i Tokari o Tokari nel Turkestan, nella valle del Tarim, diciamo in Cina, che hanno trovato, parlava una lingua indoeuropea, hanno caratteri caucasici, cioè bianchi, e portavano le loro tombe, avevano delle cose tipo kilt scozzesi, chissà, venivano sicuramente anche loro da una patria indoeuropea che veniva dall'Europa settentrionale. Perciò molte cose della preistoria dovranno essere riviste e rilette. Hai letto il nuovo lavoro, chiede Nicola, di Mago Biglino sul Baltico? No, è chiaro che lo devo leggere, probabilmente sarà un discorso, penso, molto interessante, perché dovrò appunto vedere quanto si raccorda con quelle cose, le conclusioni a cui sono arrivato io. Ma comunque mi fa molto piacere, a priori, no? Senza, come si dice, sapere né leggere né scrivere, che comunque il mondo del nord Europa suscita tanto interesse, perché sicuramente ancora c'è da esplorare e da scoprire molto. Poi, Nicola, le isole del Grande Verde degli Egizi erano a nord? Sì, allora, questa è la teoria di uno studioso in tedesco chiamato Jürgen Spanut. Jürgen Spanut, in un libro che lo scritto in tedesco chiaramente, che di cui ho letto l'edizione inglese, che si chiama Atlantis of the North, Atlantide del Nord, non è stato mai tradotto in italiano purtroppo, questi libri di Spanut non si trovano in Italia, praticamente dice che i popoli del mare venivano anche loro dal nord, dall'area danese, e fa delle considerazioni molto interessanti su questa origine nordica che in qualche maniera è parallela a quella che dico io, è stata confermata proprio perché poi si tratterebbe di qualche secolo dopo quello che io ritengo essere il momento della guerra di Troia, che secondo me è avvenuta poco prima dell'arrivo dei Micenei in Grecia, mentre invece i popoli del mare arrivano qualche secolo dopo e infatti mettono a ferro e fuoco il Mediterraneo e anche la civiltà micenea probabilmente colpi di questi nuovi venuti, che però parlavano anche loro una lingua greca, però un dialetto diverso. Infatti i poemi omerici erano
il cosiddetto dialetto ionico, che è una variante del greco, un dialetto greco si chiama ionico, che poi somiglia molto al dialetto attico di cui si parlava ad Atene, quello che si studia a scuola praticamente. A scuola, quando si studia il greco antico, si studia il dialetto attico, molto simile allo ionico, ed è simile a sua volta allo ionico di Omero, che somiglia a sua volta alle tavolette micenee. Anche per questo un'altra ragione per pensare che tutti questi venissero dalla Svezia, perché praticamente nella Svezia meridionale ci sono questi Iaones o Ioni, ma invece poi i Dori probabilmente venivano forse dalla Germania settentrionale, io credo forse dalla regione della Turingia, se non mi inganna la somiglianza tra Dori e Turingia. E comunque è un dialetto sempre greco, ma diverso, quello degli Spartani, per esempio, che parlavano un dialetto dorico. Diciamo le ultimissime, allora, anche se sono tante, ma dovremmo fare un'altra puntata, Felice, perché qui davvero c'è tantissimo interesse. Se mi dura la batteria del sì, facciamo del rapidissimamente, proprio rapidissimamente. Allora, c'era questa che avevo visto prima, eccolo qua, vorrei sapere se il professore abbia trovato collegamenti tra le civiltà del Baltico e i popoli che abitavano la Sardegna. Secondo me, dato che c'è proprio una concomitanza abbastanza precisa tra l'arrivo delle popolazioni indoeuropee nel sud dell'Europa e anche in Asia Minore, siamo tutti tra il 1500, 1600, 1700, e i popoli dei Nuraghi, come ho detto prima, i Nuraghi si ritrovano anche cose molto simili ai Nuraghi nel nord della Gran Bretagna e nelle isole a nord della Gran Bretagna, e più o meno sembra che siano arrivati attorno al 1800 a.C. e qualcuno ha anche trovato delle analogie anche nell'architettura, perciò è presumibile che i popoli, i costruttori di Nuraghi, che poi sono più recenti, perché la Sardegna in realtà ha una struttura antichissima, molto più antica. E infatti una cosa bellissima della Sardegna, per chi non lo sapesse, è Monte d'Accoddi, che si trova tra Sassari e Porto Torres, annotatevi Monte d'Accoddi, dove pensavano di scavare un nuraghe, una collinetta, invece di un nuraghe hanno trovato una zigurrah mesopotamica, identica a quella di Uruk, che è un'antica zigurrah mesopotamica che è appunto dalla Mesopotamia. E cosa apparentemente inspiegabile, ma diciamo che mi sto impegnando adesso, perché adesso mi sto occupando di cercare di connettere tra loro delle memorie ancora più antiche, di arrivare a capire qualcosa delle civiltà megalitiche di una preistoria più remota di quella raccontata dallo stesso Omero, e vedremo se ne cavo un ragno dal buco per riuscire a spiegare un po' di cose del genere. Comunque c'è una preistoria della Sardegna che è straordinaria e che per me si collega moltissimo all'Irlanda anche, e questo poi vedremo cosa c'è dietro a tutta questa roba, ma ancora non sono in grado di darvi delle indicazioni precise, sto proprio in una fase di scrittura di un nuovo libro. L'ultimo flash: il canto di Ulisse chiede Enrico nella Divina Commedia, cosa le fa pensare? Sì. Beh, Dante ha ricostruito la figura di Ulisse e comunque ha creato qualcosa di nuovo, ha dato un valore aggiunto ad Ulisse. Però, ecco, io, e questo l'ho scritto in Omero nel Baltico, c'è una cosa che collega l'Ulisse dantesco con il mondo di Omero, e questo l'ho scritto, cioè Dante doveva conoscere l'Iliade meglio di quanto attualmente gli studiosi non credano, perché Dante condanna Ulisse e Diomede ad ardere per l'eternità in un fuoco eterno, le due lingue di un fuoco praticamente che condanneranno a bruciare per l'eternità. Ora, gli studiosi si sono chiesti tante volte, ma questo fuoco che cosa c'entra con la pena del contrappasso? Perché
non, apparentemente non c'è un collegamento. Il collegamento lo possiamo fare solo attraverso l'Iliade, perché nel decimo canto dell'Iliade, che è il canto di Ulisse e Diomede, Ulisse e Diomede partono e vanno a fare una spedizione nel campo troiano. Ecco, all'inizio c'è Diomede il quale dice che vuole andare da solo, al che Agamennone, il gran capo, gli dice no, se vai da solo chi ti copre le spalle, trovati un compagno e poi scegliti un compagno e andate in due che già vi proteggete un po' l'uno con l'altro. Diomede si guarda attorno e poi decide di andare con Ulisse dicendo scelgo Ulisse perché è così intelligente che con lui riusciremo a scampare anche ad un grande fuoco, anche a un fuoco ardente. Ed è qui che scatta l'idea di Dante. Dato che Ulisse e Diomede non si comportano molto bene, oltretutto in questo, quando vanno a fare questa razzia nel campo troiano, ammazzano delle persone che dormivano nel sonno, e comunque Ulisse viene considerato un gran fraudolento, non è certo un tipo, come dire, da mandare in paradiso, ma da mandare all'inferno. Dante si immagina questo fuoco eterno che brucia come contrappasso per il fatto che Diomede aveva detto con Ulisse possiamo scampare anche al fuoco, cioè come dire, possiamo scampare al fuoco degli uomini, ma al fuoco della giustizia divina non scamperete mai e brucerete per l'eternità nell'inferno. Infatti conclude l'episodio Dante dicendo ed alla vendetta vanno come all'ira, cioè vuol dire vanno alla vendetta divina come erano andati nella loro ira contro i nemici. Perciò praticamente Dante la dice chiaramente, lui è stato ispirato dall'Iliade, dal decimo canto dell'Iliade, da questo verso particolare, con lui scamperemmo anche al fuoco ardente, per dire no signori, alla giustizia divina potete essere furbi quanto vi pare con gli uomini, ma Dio non gliela fate. E sicuramente Dante aveva letto qualche Iliade, in chissà come, o per via degli arabi, o per via che c'era qualche copia in latino che girava, che adesso non ce l'abbiamo più, ma questa è la prova che Dante conosceva di più di quello che noi crediamo che lui sapesse della figura di Ulisse. Felice, grazie davvero di essere stato con noi, ti abbiamo ascoltato con enorme interesse, grazie davvero e magari ci ritroveremo più avanti per parlare di queste nuove. Grazie anche a quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, per cui buonanotte a tutti. È volato il tempo. Buonanotte, grazie. Buonanotte, a presto, ciao. A presto, ciao. Grazie a Felice Vinci, grazie agli amici anche di YouTube della nostra diretta simultanea, siamo in diretta su Web Radio Network come tutti i martedì e ogni tanto facciamo queste incursioni anche su YouTube. Grazie al nostro pubblico, grazie e proseguiamo in radio.